L'entrata dei video, di questo tipo di video, è sempre la stessa. Perché? Perché fondamentalmente li registro da solo e devo premere rec e sedermi, se no come cazzo li faccio a fare? Salve a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video, anche questo senza editing. Ormai raga non ve lo sto neanche più a spiegare, l'avete capito com'è la situazione. Quando avete questo sfondo, o comunque cambierà nel corso del tempo, sapete che è un video senza editing, un video pronto a consumo, registro e carico. Ormai lo sapete, lo sto dicendo da non so neanche io quanti video, quindi molto probabilmente lo continuerò a dire in quello che verranno dopo, però vabbè. Ragazzuoli, oggi parleremo di un argomento abbastanza particolare, non troppo complicato. Un argomento che riguarda tutti, veramente tutti, dal bambino all'anziano, a chi per esempio è disabile, alla donna incinta, a tutti veramente. È un video che cercherò sempre di farlo a pronto consumo, leggero, però vi invita a riflettere. Infatti spero che questo video, nonostante la goliardia del video, vi possa fare quantomeno appunto riflettere su quello che stiamo vivendo. Si parla dei piccoli gesti. Dei piccoli gesti che non sono per esempio il movimento dell'orbita, della pupilla, non sono il movimento delle dita, non sono per esempio il movimento della lingua nel parlare, ma sono i piccoli gesti che noi compiamo quotidianamente. Per esempio andare a lavarsi i denti, scendere le scale, spostarsi da un posto all'altro, e portare una cassa d'acqua, andare a fare la spesa, una passeggiata, una camminata. E molte volte questi gesti sono fatti in maniera senza farsi troppo pippi mentali, ok? Devo andare a fare la spesa, prendo la macchina e vado. Devo darmi una camminata, prendo la macchina e vado. Devo fare un altro movimento, un altro, per esempio, devo andare dal punto A al punto B, prendo la macchina, prendo la metro, prendo qualcosa e vado. Devo salire, per esempio, al terzo piano, prendo l'ascensore e salgo. Ormai penso che è arrivato a questo punto del video, per chi è rimasto con noi dall'inizio, e l'abbia, proprio del video, di questo video, abbia capito di cosa sto parlando. I piccoli gesti sono riferiti al fatto che noi viviamo in un mondo che è strutturato su diversi tipi di distanze. Queste distanze si possono misurare o per esempio appunto in metri, ok, però o per esempio su un piano, quindi vado dal punto A al punto B, oppure per esempio in altezza, salgo dal piano 0, cioè dal piano 0 devo salire al terzo piano ipoteticamente, no? Ed ecco ragazzi, io l'altro giorno ci riflettevo, no? Vedevo come io abito in un palazzo di 6 piani, io abito al 6° piano, molte volte prendo giustamente l'ascensore, la stragrande maggioranza, soprattutto in questo periodo che sono col ginocchio fuori uso, perché farsi 6 piani a piedi su una sola gamba, arrivo praticamente che c'è una coscia come Coleman nell'altra che praticamente neanche l'ho toccata. Però pensavo, ho visto un sacco di volte l'ascensore fermo a primo o secondo piano. Ecco ragazzi, voi pensate una cosa. E fare le scale a piedi, io ho calcolato più o meno che dal 6° piano a pian terreno, l'ho calcolato, sono 123 gradini, ok? E 123 gradini sono 123 ripetizioni fondamentalmente in salita. Arrotondiamo il numero a 120, ok? Sono 60 gradini per lato, ok? Quindi 60 a salire su una gamba e 60 sull'altra. La vogliamo mettere su 6 serie da 10 e 6 serie da 10? Grosso modo, a terzo piano questo numero diventa appunto 60 gradini, quindi 30 e 30 diventano 3 serie da 10 e 3 serie da 10, perché giustamente di mezza. Ragazzi, il discorso è molto semplice. Fare piccoli gesti, per esempio andare a prendere il pane, andare a fare la spesa, salire a piedi, sono delle condizioni ormai che sono diventate normali di uso, cioè farle in maniera meccanica, quindi con gli attrezzi che ci offre la modernità, l'ascensore e la macchina. Però se voi pensate, no? Se io faccio 2 volte 3 piani a piedi, io ho fatto 6 serie da 10 per gamba, che equivale a dire una parte di un allenamento. Se io per esempio vado a fare la spesa, che per esempio è 500 metri da casa mia, ok? Magari, a meno che non devo fare la spesa quella enorme,
ok, allora mi serve la macchina, vabbè, però se devo andare a comprare qualcosa, no? Che è a 500 metri da casa mia, cioè io posso andare tranquillamente a piedi, faccio andata e ritorno, ho fatto 1 chilometro, che è una parte di attività cardio, ok? Perché prendere la macchina, cioè sedersi, arrivare là, cercare parcheggio e perdere altri 10 minuti? Alla fine dei conti, ah, è molto più sbrigativo. Non è vero, non è vero che è più sbrigativo, perché tu già hai fatto stesso di andare a prendere la macchina, magari rimani imbottiato nel traffico, arrivi dopo e devi arrivare, devi cercare parcheggio, magari per fare il giro rimani imbottiato nel traffico, prendi quello che hai preso, risali in macchina, ritorni, non trovi parcheggio, magari parcheggi a 100 metri da casa tua, alla fine dei conti hai perso più tempo. Magari hai fatto meno strada a piedi, però hai perso più tempo con la macchina. Io quello che voglio far passare tramite questo messaggio, ragazzi, è che piccoli gesti, come per esempio il andare a portare a spasso il cane, andare magari usare la bicicletta per spostarsi, naturalmente sempre se i comuni, spero che i comuni comunque mettano a disposizione delle aree. Per parcheggiare, per chiudere la bicicletta, insomma, delle aree sicure, per andare a fare, per salire a casa, per qualsiasi cosa, ragazzi. Io sono sempre dell'opinione: meglio farla a piedi. Io già mi alleno, già faccio tutto. È vero, tu già ti alleni, tu già fai una vita sana, però io sono sempre stato dell'opinione che si può sempre migliorare, ok? Si può sempre migliorare. Prendete un soggetto che si allena ormai da 2-3 anni, ok? Farà 6 scale, 6 rampe di scale a piedi per arrivare, per esempio, a casa mia, ok? Sesto piano. Arriverà nonostante l'allenamento col fiatone. Perché? Perché è un movimento nuovo, non l'ha mai fatto, ok? O magari l'ha fatto, però l'ha fatto legato alla palestra, perché magari facciamo uno step up, perché magari facciamo uno squat, un affondo e quant'altro, ok? Però arriverà comunque col fiatone. Io ho provato sulla mia pelle, c'è stato un periodo della mia vita che mi imponevo di fare 6 volte nel corso della giornata, 6 piani a piedi, ogni giorno della mia vita, tipo One Punch Man, ok? Stessa cosa io l'ho fatta però con le scale. E io sono arrivato dopo circa 10 giorni, quindi avevo fatto 60 volte le scale a piedi, 6 piani. Io sono arrivato dopo circa 10 giorni che riuscivo a completare 6 piani a piedi per 6 volte, non sentivo la stanchezza. Era così. Ok, era una questione di tempistica, perché con l'ascensore ci metti 28 secondi, ok? Perché da pian terreno al terzo, al sesto piano da me sono 28 secondi di ascensore. Ok, è una questione di tempistica, ci può stare. Però io avevo perso magari 15-20 secondi per salire a piedi, ma avevo fatto del bene al mio organismo. Avevo fatto del movimento, ok? Chi ha preso l'ascensore è arrivato prima, ma fondamentalmente è rimasto fermo, così, ad aspettare. Ecco ragazzi, il video non lo voglio terminare troppo lungo, forse questo lo volevo fare un pochettino più simpatico, però è un argomento a cui ci tengo molto, no? Promuovere il movimento, spostarsi a piedi, promuovere proprio tutto quello che concerne e quel movimento. Molti pensano che bisogna per forza iscriversi in palestra, ad un corso, per forza fare qualcosa. Ecco ragazzi, no, non è così. La vita si cambia, se volete cambiare veramente abitudini, se volete veramente cambiare quello, lo status in cui siete, la vita si cambia partendo dai piccoli gesti. Ah, ma io non ce la faccio a fare 6 piani a piedi. Va benissimo, prendi l'ascensore, ti fermi al terzo piano, ti fai 3 piani con l'ascensore e 3 piani senza. E poi così via, poi te ne farai due e quattro, fino a quando farai 6 piani diretti. A me non ce la faccio ad arrivare a 500 metri. Gioia mia, forza, cammina. Magari il primo giorno ci metti 20 minuti, il secondo giorno ci metterai dopo un mese, per esempio, nel secondo giorno, dopo un mese ci metterai tipo un terzo del tempo, un quarto del tempo. Ecco ragazzi, la vita si cambia partendo dai piccoli gesti, ok? Quella sigaretta te la vuoi fumare? Effettivamente, no, forse più voglia, ok, lasciala. Fai passare magari altri 20 minuti, mezz'ora, magari quella sigaretta te la fumerai comunque, ma tu sei rimasto mezz'ora senza fumare. Magari quella birra o quel cocktail te lo vuoi veramente bere o te lo bevi così? No, forse non ho veramente voglia, non lo bere, nessuno ti obbliga. Ok, ragazzi,
siamo ad una festa, ho mangiato, mi sento sazio, ho fatto festa, ne parlerò poi in un altro video, cioè mangiare in maniera più rilassata, ho mangiato anche qualcosa di sporco, tipo qualche patatina, una pizza, quello e quell'altro. Arri, per esempio, c'è una cosa, una tartina con la maionese, ne ho mangiati già tre, ti vuoi mangiare la quarta? Sì, veramente pensi che la quarta ti possa soddisfare? Sei già pieno, ti senti poi pesante? No, forse no. Hai fatto festa, hai mangiato in maniera rilassata, ti senti pieno perché giustamente stai scoppiando, però ti sei limitato, ok? E così via. Cioè, nel senso, ragazzi, l'attività fisica, il benessere, il wellness, chiamatelo come volete, passa, il cambiamento di vita passa partendo dalla briciola, ok? Dai piccoli gesti. Dal fatto che magari facevi tre volte le cotolette fritte, rifritte, con peperoni e patate, come facciamo noi al sud, sub sempre fritte, tre volte a settimana, adesso magari te ne mangi due. Sul calcolo delle calorie settimanali cioè, andrai ad incidere, ok? Magari ti mangiavi per 6 giorni andavi al McDonald's, adesso magari ne mangi tre. Magari anche con un risparmio sulla tasca, vabbè, quello lasciamo stare. Però, sulla salute. E così via, ragazzi, il benessere, il wellness, passa dai piccoli gesti, dalla rampa di scale alla prendere la bicicletta per compiere per esempio 2-3 km perché magari non si vuole andare a piedi, a camminare a piedi perché magari si vuole fare soltanto 1 km, allora si può andare tranquillamente, ok? Ad evitare quella sigaretta, magari a parlare anche con l'amico, ecco, andarsi a fare una camminata la sera. Ecco ragazzi, di questo cioè, voglio parlare. Cambiare si può, è che bisogna entrare nello status mentale, proprio nella forma mentis che cambiare vuol dire partire dai piccoli gesti, cioè cambiare veramente le piccole abitudini, che poi la corsetta settimanale ci può stare, certo, la bicicletta in più la settimana, a chi te lo vieta? Ti vuoi andare a fare, che ne so, una nuotata in piscina? Vabbè, ben venga, vieni, ok? Quindi ragazzi, il video lo volevo fare in maniera un po' più goliardica, un po' più spiritosa, non ci sono riuscito perché è un tema a cui tengo veramente tanto. L'azione che voglio fare io principalmente anche su YouTube, come su Instagram, come anche quello che mi prefiggo io nella vita, è quello di promuovere l'attività motoria in ogni sua componente, in una componente magari più dinamica, in una componente un po' più da competizione veramente, da gara, e allora lì bisogna mantenere determinati standard, però io penso sempre che per avere dei buoni atleti da gara bisogna soprattutto creare intorno un indotto che migliori la vita dell'atleta, quindi vedere persone attive, stare insieme a persone attive, persone che ti stimolano, ti invitano a fare, ecco. E questo si può fare semplicemente veramente cambiando piccole abitudini quotidiane nella popolazione. Ragazzi, io vi ripeto, non ho la pretesa che vedendo questo video voi possiate, ecco, da domani mollare la macchina, mollare tutto, l'ascensore, quello e quell'altro. Però io spero che in cuor vostro questo video vi possa far pensare, vi possa far capire, okay, l'importanza che hanno le piccole cose nella vita, no? Che ammonto, veramente che cumulo di roba si può accumulare, veramente si può, ecco, coagulare fondamentalmente a livello sangue, come il sangue comunque si possa creare, ecco, a livello, cazzo, non mi viene il termine, scusatemi, che a monte di ore di allenamento si possa accumulare a fine settimana. Se uso la bicicletta mezz'ora al giorno per andare al lavoro, se mi faccio 4-5 piani a piedi 2 volte al giorno per tutti i giorni, se faccio una camminata per andare per esempio a fare la spesa. Ecco, già queste tre abitudini, ipoteticamente, a fine settimana si possono sommare e dare comunque dei risultati molto, molto, a parte positivi, ma soprattutto sorprendenti, no? E uno dice, cavolo, ho fatto attività fisica e neanche lo sapevo. Bene, ragazzi, questo video finisce qua. Io vi ripeto, lo volevo fare un po' diverso, vabbè, ormai lo sapete, il format com'è. Pronto consumo, se questo tipo di video vi è piaciuto, lasciate un bel like, commentate, ragazzi, fatemi sapere la vostra. Fatemi sapere la vostra. Niente ragazzi, scrivetemi sulle pagine Instagram, Facebook, sono super attivo anche per sapere come state. Raga, molto tranquillamente. Buon allenamento da InSport. Ciao!